Sto morendo di caldo. Siamo manco ad inizio estate. Come faccio? Leggo i capelli? Allora, mi devo trovare delle acconciature fresche per fare i prossimi video durante l'estate perché vi giuro, già così sento caldo e siamo tipo a metà maggio, a fine maggio. Diciamo che qua servono delle acconciature, ma tanto. Sappiate che io dopo la maturità. Capito? Sì, capito? Sì. Ma buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Sono Gaia, questo è il mio canale. Vi sto viziando perché questo qui è il secondo video haul che vi porto questa settimana, però la prossima settimana forse non ce ne sarà nessuno, quindi approfittatene. Ed è un video haul in collaborazione con LEDIN. Non so se vi ricordate, un po' di tempo fa avevo collaborato con loro. Inoltre, se voi magari mi seguite su Instagram, se non lo fate andatevi a seguire immediatamente, avrete visto questo giacchetto, questo giubbotto che è di LEDIN e anche un sacco di altre cose che spesso indosso che sono sempre di LEDIN perché mi ero trovata molto bene con loro, essendo che la qualità dei loro prodotti è molto più alta rispetto ad altri brand di fast fashion. Mi hanno inviato tantissime cose, quindi adesso andiamo a vedere insieme. Sono super felice perché ho preso tipo delle cose un po' particolari, capito? Questo perché lo stile di LEDIN si basa molto sulla moda asiatica, che non è una moda europea. Tu basta che vai nel sito, soprattutto nei vestitini, vedi proprio un target diverso. E quindi, secondo me, se vi piace magari lo stile delle ragazze asiatiche, eccetera, andate sullo shop di LEDIN perché troverete tantissimi articoli che vi faranno impazzire. Inoltre, ve lo dico già in anticipo, questo video è sponsorizzato e mi hanno dato un codice sconto al 20%, quindi se volete andare a dare un'occhiata, utilizzate questo codice che mi fa molto ridere, perché GG20, sì, GG20 mi fa un sacco ridere, ve lo scrivo qui in caso utilizzatelo, appunto per avere il 20%. Comunque sto registrando questo video di LEDIN in questa postazione e non nell'altra, perché in quella stanza c'è un sacco di disordine e poi Simona sta ripetendo, quindi ok, non la disturbiamo. Direi di iniziare immediatamente. Innanzitutto vi dico che se volete acquistare qualcosa per l'estate, cominciate a prenderla da adesso o comunque il prossimo mese. Non pensateci troppo tardi perché comunque la spedizione impiega un po' di tempo per arrivare. Ed inoltre state attenti per la dogana, basta che voi controllate tipo i massimi eccetera della dogana e così da assicurarvi di non farvi mettere la dogana nei pacchi, ok? Non so come funziona bene, però voi stateci attenti, controllate un attimo. Abbiamo questo primo sacchetto trasparente, andiamo a vedere cosa c'è all'interno, anche se mi ricordo abbastanza bene perché ho dato un'occhiata alle cose che avevo ordinato. Dovrebbe essere un vestitino super particolare, adesso appunto capirete subito di cosa si tratta. Questo qui è il vestitino che forse al momento lo starei tenendo proprio benissimo, però è stupendo, ha le maniche a palloncino. Io adesso lo provo, vi dico anche che misura ho preso ed è abbastanza corto, però comunque cade largo come vestitino, quindi non è uno di quei vestitini aderenti, ma anzi secondo me è un vestitino abbastanza fresco anche per l'estate, però ho visto che è foderato internamente, quindi forse è meglio per la sera, per non sentire troppo caldo di giorno. Qua c'è il cartellino di LEDIN, io ho preso appunto una S. Quando ero piccola ero molto carina e tutti mi dicevano sembri una bambola, sembri una bomboniera, adesso mi sento una bomboniera. È bellissimo, è la cosa più bella che io abbia mai avuto, è il vestito più bello che io abbia mai indossato. Sì, probabilmente sono super gasata, però vi giuro, cioè guardatelo, guardatelo e ditemi che non è il vestito più bello che io abbia mai avuto, cioè vi prego, è stupendo. Guardate anche le maniche, un po' così larghe, sbuffo, comunque il materiale non è pesante, quindi secondo me anche d'estate lo posso mettere per un evento magari di sera, per un compleanno, eccetera. Bellissimo, particolare. Anche il pattern è tipo tutto ricamato, non so come descriverlo, però guardate quanto è bello qua, tutti i bottoni. E qui poi c'è questo fiocco che lascia questa parte aperta del petto, secondo me è stupendo. Mi piace proprio tantissimo e mi sento una bambolina, ora vi faccio il giro. Passiamo alla seconda cosa, questa qui secondo me è perfetta per le sere in cui magari dovete rimanere uscite per tanto tempo, proprio tipo di sera tardi tardi, perché è formato così, è un set, non so se chiamarlo set, chiamarlo coordinato, chiamiamolo coordinato, è un coordinato formato, cioè che poi è un set coordinato comunque, formato da questo top. Tutto bianco con questi tre bottoncini, è in lana, quindi comunque non è leggerissimo come tessuto, però secondo me ci sono alcune occasioni in cui anche d'estate fa un po' più freschetto, soprattutto la sera. E poi sopra c'è abbinata questa giacchetta, che io sicuramente conserverò anche poi per il prossimo autunno, eccetera, però è molto carina, è un cardigan, diciamo, e sembra fatto davvero molto bene. Vedete qua c'è tutti questi dettagli, queste intrecciature a maglie, non lo so, mi piacciono un sacco i loro prodotti. Vediamo che misura ho preso di questa, una S. Mi sa che ho preso una S un po' di tutto. Ma che eleganza, ma che figurino! Devo dire, guardate, allora, mi aspettavo che mi piacesse, però devo dire che indossato sta ancora meglio che in foto, cioè
Guardate che eleganza. Un'altra cosa che ho notato è che il tessuto è abbastanza leggero, cioè mi sembra di buona fattura, come si suol dire, però mi sembra anche non pesante da inverno, neanche leggero da estate, però tipo una cosa di mezzo, capito? Una cosa di mezzo. Proprio bello, secondo me questo qua si merita un 9, mi piace proprio come cade. Anche la giacchetta, soprattutto come lo rende proprio elegante senza renderlo vecchio, non so com'è, elegante. Per rimanere nel settore coordinati così un po' più pesanti, ne ho preso un altro, perché questo secondo me era troppo bello di questo giallo che mi ricorda un sacco l'estate. Ed è così, di questo giallo canarino, giallo mimosa, con tutti i bordi invece chiari, color panna. E poi sopra ho abbinato un'altra giacchetta cardigan, così. Io ho altri due di questi set coordinati di altri brand e mi piacciono un sacco. Per questo varrebbe lo stesso discorso del set bianco. L'unica cosa è che il materiale è diverso e questo qui punge leggermente. Io quando un tessuto punge, proprio lo scanso, lo prendo e lo poso. Quindi magari con il primo lavaggio questa cosa si sistemerà. Perché ho avuto vestiti che inizialmente mi pungevano, poi lavandoli, non so mia madre che cavolo ci mette tipo ammorbidenti, questo non lo so, però smettevano di pungere. Spero che vada così anche per questo completo perché comunque mi piace tantissimo. Guardate, è carino, anche il top da mettere da solo d'estate di questo giallo canarino, super bello. Adesso passiamo probabilmente al pezzo forte di questo video haul unboxing o try on, chiamatelo come vi pare, ed è questo giacchetto di jeans, che però non è un semplice giacchetto di jeans perché io ho già delle giacche di jeans molto semplici, basic, corte, cioè pro basic. Questo qua è super particolare, ora vi faccio vedere. Ha questo colletto proprio tipo stile moda asiatica, io non so come definirlo, però questo tipo di moda l'ho visto sempre indosso alle ragazze asiatiche. Potete amarlo come odiarlo, io ho deciso di amarlo. Questo giacchetto di jeans mi piace tantissimo, è davvero uno stile un po' particolare, quindi capisco che non è nei gusti di tutti, probabilmente a voi non piacerà, però io lo super approvo, guardate che bello. Un po' crop, come si può notare, non è tipo la lunghezza normale del giacchetto, quindi come vi dicevo l'approvo, però non è neanche, cioè, me lo immaginavo un po' più corto, forse mi sarebbe piaciuto ancora di più un po' più corto, però anche così devo dire che non mi dispiace più di tanto, è un po' oversize come stile, infatti vedete non sta aderente ma è un po' così grande, e nulla, lo sopravvo, vi faccio vedere com'è dietro perché prima mi sa che non ve l'ho mostrato, così, ed è anche curato nei minimi dettagli, vedete qua il cuoricino nei bottoncini, qua questa toppa, questo fiocchettino, super approved. Andiamo a vedere adesso questa blusa blu, non so come si chiamino queste cose, perché la gente chiama bluse, però non so se tipo è un termine inglese super italianizzato, non lo so, comunque. Bellissima, allora l'ho presa, questo viola che amo, è un top, io lo chiamerò top, ok, top cardigan, come vi pare? Super particolare secondo me, cioè è una di quelle cose un po' più elegantine che quindi quando magari dovete andare da una parte, dovete vestirvi un po' eleganti, neanche troppo, però volete mettere ad esempio un jeans, però non sapete che top mettere perché tutti i vostri top sono tipo top per uscire così il pomeriggio, andare al mare, a me succede sempre questa cosa perché prendo sempre dei top da utilizzare il giorno e comunque dimentico sempre di prendere dei top un po' più eleganti. Fatto sta che questo è stupendo, adesso non si vede, ha tutti questi bottoni a parte il lilla. Poi è semitrasparente con questi cuoricini ricamati, le maniche sono fatte così, tutti questi bottoni si possono aprire quindi si può indossare come una camicetta diciamo, e poi è questo colletto così. A me piace tantissimo, io ho preso una S, c'era anche l'XS di questo. Io vi consiglio di prendere una S sul loro sito, se siete tipo come me, voglio dire. Nuovo top preferito della vita. Guardate quanto è figo, cioè secondo me è super particolare, super bello, anche con un pantaloncino corto, oppure anche con qualcosa di più elegante, con una gonnellina, non lo so, però guardate quanto, guardate proprio la bellezza, l'eleganza. Dietro è fatto così, molto semplice, l'unica cosa si vede un po' il reggiseno che c'è sotto, però cioè, fa nulla alla fine, cioè chi se ne frega, e nulla, mi piace un sacco. Adesso passiamo a questo sacchettino qui, dove all'interno c'è una magliettina a maniche lunghe, però in teoria molto molto leggera, di questo verde che amo. Questa qui è la magliettina, sembra anche molto leggera, quindi non penso ci siano problemi nell'indossarla d'estate o appunto di sera. Guardate che carina, io ne ho una molto molto simile azzurra, mi sono trovata benissimo, quindi ho detto la prendo anche così perché mi piace molto, è tipo uno stile un po' più elegante e questo verde è pazzesco. Ormai tipo sono entrata un po' anche in fissa con il verde, quindi top. Ho preso una S e oltre all'etichetta c'era questa bustina qua, che non so che cosa sia. Ok. Tipo, non sono braccialetti, sono dei gancetti, penso da mettere nella maglietta. Adesso devo capire dove, però guardate che carini. Vi dico che non sono braccialetti perché hanno il gancetto per attaccarli da entrambi i lati.
e non avrebbe senso se fossero braccialetti, però secondo me anche come braccialetti sono carini. Ora, devo capire dove si mettono, credo nelle maniche, dopo vado a vedere. Ma che carino! Allora, vi faccio vedere dove sono andata a mettere i braccialetti, ok, che avevo composto per braccialetti. Si vanno ad applicare qui, ci sono tipo proprio i gancetti per metterli nella magliettina e nulla, sono molto più particolari, così con queste specie di farfalline, penso siano le farfalline o dei fiori, non lo so, con tutte queste perline, mi piacciono un sacco, carina come cosa. E comunque il fatto che si possano cambiare lascia sempre spazio a poter mettere una catenella che avete già in casa, cioè ad esempio magari volete abbinarlo, che ne so, alla cintura rossa, avete una catenella rossa fatta di perline rosse, lo potete mettere qua. Ne ho detto una, però comunque è sempre un modo per personalizzarlo questo top, secondo me ci sta. Mi piacciono le maniche perché sono super particolari, perché non sono lineari, ma hanno queste parti in cui si stringono, super belle. Un'altra cosa super positiva è che il tessuto di questa parte qui è morbidissimo e anche super elastico. Dietro è così, è molto semplice e nulla, per me è approvato. Magari non lo metterei d'estate perché comunque per quanto possa essere velato c'è sempre una manica, quindi il sudore eccetera. Però probabilmente durante il periodo fino agosto eccetera mi capiterà di indossarlo. Voi seguitemi su IG per vederlo, per vedere sempre i miei outfit. Andiamo ad aprire questa bustina. Qui dentro c'è un top molto carino e anche molto semplice, di quelli che sicuramente andrò a indossare così per uscire il pomeriggio eccetera, per andare in giro. Guardate che carino, l'unico dubbio che ho è la misura, forse mi verrà un po' grande questo. Ho preso anche di questo una S e devo dire che è molto carino. Per me è super approvato, ma soprattutto la misura è quella corretta. Io pensavo fosse un po' troppo grande per me, invece ci sta. Voi che dite, vi piace? Secondo me è super bello, anche proprio estivo, mi dà le vibes estive. Sicuramente lo indosserò appena mi libererò dalla maturità e uscirò tutti i giorni. Vi giuro, tutti i giorni. Dietro è fatto così, molto basic, proprio semplicissimo, senza nessuna decorazione e nulla, per me è approvato. Vediamo adesso questo, che non vedevo l'ora che mi arrivasse, perché mi è piaciuto subito tantissimo. È un top molto molto semplice, e con questa scritta tutta colorata. Vedete che bello, c'è questo dettaglio del fiore invece della O, mi piace un sacco. Come vi ho detto, questo verde così chiaro, molto, non lo so, verde menta, non so come definirlo, mi fa impazzire. Adesso vediamo come mi sta di misura e ho preso una S. La misura per fortuna è corretta, è proprio la mia misura, mi sta anche molto bene e il tessuto lo sento morbido, quindi secondo me non è uno di quei tessuti che fa sentire troppo caldo, che fa sudare in maniera eccessiva. Dietro è fatto così, molto semplice come design, come taglio, e nulla, mi piace un sacco il fatto che la scritta sia tutta colorata. Secondo me ci sta tantissimo, molto semplice, sicuro lo indosserò, voto 8 più. Non vedevo l'ora, non vedevo l'ora. Sono dei pantaloncini tipo a pieno occhietto di questo verde stupendo. Allora, probabilmente a molti di voi non piaceranno, ma io amo queste cose. Questo verde è super bello, tipo un turchese scuro. Non so come si chiami questo verde, però guardate che bello. E poi è a pieno occhietto, quindi non sono quei pantaloncini con cui io sto scomodissima, che non voglio mai indossare, ma sono a pieno occhietto, sono un po' più lunghi. Allora, vi giuro, con l'outfit giusto spaccano, spaccano assolutamente. Ho preso una S di questi, vediamo la misura perché secondo me c'è il rischio che mi stiano un po' grandi, però in caso, amen, ci sono i passanti. Molto carini, l'unica cosa li immaginavo tipo più larghi, cioè non pensavo fossero aderenti, probabilmente cambia ovviamente da fisicità a fisicità, quindi magari la modella era più magrolina di me, non lo so. Li immaginavo appunto tipo che cadevano dritti, invece comunque sono aderenti, tipo un jeans aderente però corto, quindi il pinocchietto però aderente. Mi piace ugualmente, vedrò come indossarlo e nulla. Sempre per rimanere nell'ambito pantaloncini, shorts, non troppo short, ok? Ne ho preso un altro paio, anche questi qua non sono dei semplici pantaloncini corti perché appunto come vi dicevo non mi trovo benissimo. Qui c'è questa etichetta con scritto Groovy, che vedete anche scritto nella mia maglia, perché vi faccio vedere anche questa. E sono, a parte che sono morbidissimi, il materiale già mi piace. Poi sono fatti così, un po' vedete larghi, svasati qua, spero non mi siano troppo corti perché lì pensavo fossero un po' più lunghi come pantaloncini, però credo che vadano un po' a vita bassa, quindi adesso vediamo come mi stanno. Semplici, di questo jeans chiaro, e poi la cosa un po' che li rende particolari, come si suol dire, è questo bottone che va messo in questo modo, cioè tipo intrecciato. Il pantaloncino di per sé mi piace, forse pensavo fosse un po' più tipo a pinocchietto, ok? Secondo me tipo così è un po' tipo uno shorts normale, quindi devo vedere se poi mi ci trovo bene a uscire in giro così con questo pantaloncino, se poi mi sento tipo scomodo, così va a disagio. Dietro comunque è così, quindi copre tutto, non lascia scoperto il sedere, che quella lì è la cosa un po' che mi mette a disagio, perché, cioè capito,
Cioè, da poi gli occhi indiscreti mettono un po' di disagio, raghi, scusate, ognuno c'ha la sua testa, io sono così. Però per il resto mi piace, anche il design carino e la misura soprattutto è giusta, non sta assolutamente a vita bassa, io pensavo stesse a vita bassa, invece no. Ora passiamo al pezzo forte probabilmente, anche se anche la giacca non scherzava, però comunque questo qui. Come potete vedere è uno scatolo di scarpe, cioè penso sia abbastanza palese. Vi faccio vedere cosa c'è all'interno. Io queste qua non sono riuscita a resistere, le ho un po' guardate, le ho anche provate già, ce ne ho provato una. All'interno ci sono queste scarpe che anche qua probabilmente a molti voi non piaceranno, però secondo me per l'estate ci stanno tantissimo e secondo me torneranno di moda, comunque inizieranno ad andare di moda queste scarpe nel breve tempo, diciamo nel breve tempo. E sono così. Allora, ditemi quello che volete, io ne ho un paio simili, nere, e mi piacciono tantissimo, e adesso le volete prendere anche bianche, hanno il dettaglio di avere qui gli strap, con tutti questi fiorellini, e qua sopra hanno tipo le cinghie che tu puoi aprirle così, per indossarle più facilmente. Guardate anche che bella la suola tutta, tipo brandizzata, ho scritto Ledin, con tutti questi cuoricini, mi piacciono davvero tantissimo, le ho già provate, la misura è corretta. Ora vi faccio vedere come sono tipo indossate, chiaramente c'è da capire l'outfit con cui metterle, cioè non sono le scarpe che si possono mettere con tutto, però secondo me con il giusto outfit sono proprio ciao, la vita. Sono rimaste due cose, una di queste due cose ce l'ho adesso indosso ed è questa magliettina super carina rosa, molto semplice, proprio una t-shirt semplice, poco la scritta Groovy anche in questo caso. Molto carina, basic, la userò sicuramente tantissimo. Resta l'ultima cosa, e questa sì che è da mettere o appena ritorna un po' il freschetto, quindi boh, tipo verso l'autunno, oppure magari di sera, non so, per qualche occasione in cui si sta in giro, oppure qualche, non lo so, qualcosa magari dove si sta tipo in giro la notte praticamente, perché altrimenti qua non fa fresco, non fa freddo. Ed è una felpa anche questa rosa super bella. Qui davanti è fatta in questo modo, molto semplice, con la scritta 100% Energy con una fragolina, e poi dietro a questa decorazione qua che è tutta in rilievo: Sweet 36%, Adorable 14%, Smart 5%, Oh, Beautiful 15%, Friendly 30%. Ed è la misura S. Peccato perché adesso fa troppo caldo per indossarla, però è stupenda. Sicuramente l'avrei messa per la scuola, ma vabbè, aspetterò il prossimo anno, cioè più che altro il prossimo autunno, così mi piace un sacco, molto semplice, la misura è corretta, è un po' stile oversize e dietro questa decorazione che vi facevo vedere prima. Questo qui è tutto per l'ordine che ho fatto su Ledin. A me piace un sacco come shop, come vi ho detto, magari prendete le cose per tempo perché per la spedizione ci metto un po' e state un po' attenti appunto alla dogana, eccetera. Io mi sono trovata benissimo con loro, il mio codice sconto per avere il 20% su tutto è GG20. Fa un sacco ridere, non lo dimenticherò mai questo codice sconto, ve lo giuro. E io vi lascio tutti i link in descrizione per andare a acquistare sul loro shop. Inoltre in descrizione trovate il mio profilo Instagram, dovete andarmi a seguire. Il mio profilo TikTok, dovete andarmi a seguire. E nulla, queste cose qua trovate. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, seguite su Instagram e su TikTok. E noi ci vediamo con il prossimo video. Quindi a martedì. Love you.